Ciao a tutti amici, ben trovati in questo 2020 su TCG Television con Daniel e Cacciatori Panini, raccolta di figurine dell'edizione 2019-2020, ovviamente Serie A. Drop it. In un precedente video di pochi giorni fa avevamo aperto la Deluxe Edition, o la scatola Deluxe come preferite chiamarla, che era sostanzialmente la scatola regalo di Natale che conteneva 60 bustine al prezzo di 50 e l'abbiamo aperta in compagnia di Alex e Damiano facendo una sorta di sfida a chi trovava le carte con il punteggio PC maggiore. Questa volta invece abbiamo il box che è da 100 bustine, quindi tanta roba. Volevo fare un sondaggio per farvi decidere quanti bustine avremmo aperto per ogni video, se fare un video da 2 video da 50, 5 video da 20 o cose così. Alla fine ho preso una decisione per conto mio, faremo 4 video da 25 bustine l'uno, e quindi in 4 video ci andremo ad aprire questo box e speriamo di non trovare tanti doppioni, cosa che è successa invece all'interno della Deluxe Edition. Alcune figurine trovate anche in 3 e alcune anche in 4 copie. Allora, il sigillo l'ho tagliato, era il numero 18 per chi interessa, chi è amante delle statistiche, che come vedete i sigilli riportano un numerino sul davanti che non so se significa qualcosa a livello di imballaggio. Ok, le alette sono un po' ostiche. Ta-da, guardate qua che figata, tutte e 100 le nostre bustine che fanno quasi la ola con la loro sfoglatura dorata. Alla ricerca delle figurine che ci mancano e alla ricerca anche delle figurine vincenti per le bustine gol. Come detto, 25 bustine le conto subito, se no dopo mi perdo i conti mentre sto spacchettando, quindi prendiamocene subito 25. 12 seconds later. Ah, 24 erano. 25, perfetto. 25 bustine, ne restano dunque 75 per i prossimi video. Il box lo lasciamo qui sotto, spero dopo non andare a occupare troppo spazio, e diamo il via alla nostra mitica spacchettata di 25 bustine calciatori. Ricordiamo, 6 figurine a bustina più una figurina punto, perché vale un punto per la raccolta punti che quest'anno è molto interessante. Ho visto già sul sito dei Panini che ci sono bei premi che già con un box potete prendere più o meno, e vi consiglio di andare un'occhiata. Sicuramente spacchettando figurine troverete, riuscirete a raggiungere un quorum sufficiente per accaparrarvi qualche premio. Intanto abbiamo un bel 8,86, ho letto già chi è, quindi lo vedremo dopo, però tanta roba. Walter Birsa del Cagliari, mezzo Brescia. Ciro Immobile, goleador di razza, altra figurina del film del campionato che già abbiamo. Non hai vinto, vabbè, cominciamo le raffiche di non hai vinto. Abbiamo già un duo nazionale Belotti Insigne e Ciro Immobile Quagliarella, che purtroppo abbiamo già, e per finire Edin Dzeko Roma con 8,86 di punteggio. L'unica, tra l'altro, no, mi sa, solo due figurine in questa bustina con punteggio. Alla fine, mettendole a posto quelle dell'altra volta, mettendole un po' in ordine, sono andato a notare che di figurine sostanzialmente della Serie A non se ne trovano, di calciatori proprio singoli, non è che se ne trovino proprio così tanti in ogni bustino, è massimo 3 proprio se vi dice bene. Abbiamo Suso del Milan, Parma, metà sinistra, Alexis Sanchez, non abbiamo vinto. Abbiamo di nuovo due giocatori top 11, Pjanic, Ilicic, la top formazione mi sa dello scorso anno alla fine. Ancora top 11, Cristiano Ronaldo e Laura Giuliani, quindi fine dei giocatori di Serie A, inizio dei giocatori di Serie A femminile, e per finire Zurkowski della Fiorentina con 7,62 di punteggio. Non mi soffermo troppo su questi spacchettamenti, altrimenti il video, essendo 25 bustine, capite bene che duri un bel po'. Abbiamo mezzo pullman dell'Atalanta, e pullman è la cosa più scandalosa di quest'anno, secondo me. Ascoli 2019-2020, Agudelo del Genoa, non abbiamo vinto. Vediamo se in 25 bustine almeno una volta vinciamo. Ndoye del Brescia. Poi abbiamo
tre giocatori del Venezia e per finire Tomiyasu e Palacio del Bologna che abbiamo già. E tre bustine sono andate. Siamo alla quarta. La parte sinistra della rosa della Lazio, abbiamo Muriel dell'Atalanta, questo è un bel overall, un bel 8,89 per i punti, se fate delle sfide come abbiamo fatto noi l'altra volta. Poi abbiamo mezza Juventus, un altro non abbiamo vinto, e Lico Giannis del Cagliari, non so perché, mi sa che l'ho già trovato, Cosenza, e per finire Diego Perotti della Roma, ci piace. Quinta bustina, un altro mezzo pullman, e oggi non ci abbandonano proprio. L'altra volta abbiamo trovato valanghe di magliette e loghi, stavolta valanghe di pullman, mezzo pullman del Cagliari. Oh, due loghi di serie B, Cosenza e Cremonese. I loghi di serie B non hanno l'effetto 3D, diciamo, chiamiamolo così, che hanno quelli di serie A, sono molto più piatti. Un culù del Torino, non hai vinto, strano. Perugia, poi abbiamo del Napoli, Mertens, Di Lorenzo, e per finire un trio del Livorno. Mazza, sto bustina praticamente aveva solo un culù, se vogliamo andare a vedere i punti. Questi giocatori di Serie A singoli non escono molto. Oh, anche questo deve avere un bel punteggio, Leonardo Bonucci, ed è un 8,39, strano, pensavo di più. L'altra metà della la rosa della Lazio, Pisa con Belli, Aie e Varnier, non abbiamo vinto. Bocchetti dell'Hellas, Mancini, ancora Roma, e poi Virtus Entella con tre giocatori. Settima bustina, la caccia di Ronaldo Batte, dai, eccola là, la maglietta l'ho chiamata, ed è l'ennesima maglia del Genoa, questa credo sia la quarta. Shakov del Lecce, credo che ci siano a sto punto delle rarità anche sulle figurine, perché alcune non escono mai, altre escono 8 miliardi di volte. Giampaolo Pazzini con 7,49, piuttosto basso. Oh, due allenatori però di serie B, Zauri del Pescara e D'Angelo del Pisa. Pinamonti del Genoa, già trovato, e De Vrij 8,71 dell'Inter. Siamo quasi a 10 bustine per oggi, e allora cominciamo stavolta con la Virtus Entella. Altri due loghi di serie B, tra cui quello della Salernitana del Centenario. Anche la squadra del Virtus Entella, non ci facciamo proprio mancare nulla del Virtus Entella. Non abbiamo vinto, due giocatori dell'Italia, Biraghi e Cristante. Fernando Llorente del Napoli, vediamo quanto ha, 8,22. E poi Masiello dell'Atalanta con 7,85. Siamo alla 4, 5, 6, 9 bustina. Ahie, sta a metà del pullman del Brescia, una persecuzione. Tre giocatori dell'Ascoli, tre del Trapani, non abbiamo vinto. Poi abbiamo Mattiello del Cagliari, Radu della Lazio, e Javier Pastore della Roma con 8,67. Oh, punteggioni qui. E siamo a 10, ragazzi. La decima si vincerà? La bustina gol? Torre Grossa del Brescia, Pordenone. Oh, si rivedono i migliori giocatori di ogni squadra con Raja Nainggolan, che abbiamo già purtroppo. Non hai vinto. Niente, non si vince. Poi abbiamo Brozovic, che dell'Inter è un 8,78, quindi Nainggolan per ora è il più forte, e Boga del Sassuolo con Calabria del Milan. Questa bustina è ricca di giocatori di Serie A rispetto alle altre. Abbiamo un'altra mezza rosa, stavolta quella del Napoli. Politano dell'Inter, Çalhanoğlu del Milan, non abbiamo vinto. Poi abbiamo Ankersen del Genoa, Ciro Immobile, questo credo sia il terzo che troviamo, e per finire Dischke del Bologna. Come detto, ci sono alcune figurine che si erano molto, ma veramente molto 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 più spesso delle altre,
e vai con i pullman. Oggi è proprio la giornata dei pullmini. Ancora il pullman della Lazio stavolta, abbiamo tre giocatori dello Spezia. Il logo della Serie A Team, che è la prima questa? Eh sì, è proprio la numero 1. Ci manca almeno. Non abbiamo vinto, wow. Zazza del Torino, vediamo quanto ha, 8,59, e Zemaili del Bologna con 7,87, poi altri due giocatori della nazionale, Acerbi e Florenzi. Bene. Non si vince, ragazzi, però si trovano tanti pullman, questo è indubbiamente vero. Atalanta, Danilo della Juventus con 8,66, 4 loghi della Serie C, guardate il logo del Piacenza, quanti ricordi quando il Piacenza era in Serie A. Non hai vinto, è strano. Gagliolo del Parma, voglio Gervinho io, che è un 7,76, Adorante ancora del Parma, 6,27, uno dei giocatori più scarsi mai trovati, e 8,59 Simon Kier dell'Atalanta. Siamo veramente a metà spacchettamento. Chievo, tre giocatori. Il team del Cosenza. Sturaro del Genoa, 8,05. Se neanche la nomino più. Tre giocatori della Cremonese, tre della Salernitana e poi abbiamo Pasalic dell'Atalanta con 8,17. Florencia San Gimignano, dovrebbe essere la Serie A femminile, infatti così è. Poi abbiamo Crotone d'Empoli, due loghi di Serie C, ormai il mio volto sta totalmente cambiando colore a causa del sole che si alza, però pazienza. Magnanelli del Sassuolo, stavolta l'ho nominato giusto dopo anni e anni di Manganelli. Barella dell'Inter, vediamo un po' quanto ha. 9,04, abbiamo Sean e Pandev del Genoa già trovati, anche più volte, e poi Pordenone. Passiamo all'ennesima busta, non hai vinto. Oh, che bello cominciare con un altro mezzo pullman, stavolta della Juventus, pullman di classe. Quindi. Paloschi dello Spal. Oh, attenzione, il pullman della Juve porta bene perché abbiamo Wallace e poi abbiamo vinto una bustina gol e finalmente era ora. Là, almeno una ce la portiamo a casa, poi le apriremo prossimamente quando le vado a riscattare. Murgia dello Spal. Abbiamo Emerson e Izzo dell'Italia, già trovati, e poi il Rog del Cagliari con 8,40. Lazovic dell'Hellas, Fares dello Spal, Zmiral del Brescia, wow, tre giocatori di Serie A tutti in fila, non abbiamo vinto e come non detto finiscono. Marcolini e Venturato, allenatori di Serie B, poi abbiamo tre giocatori del Frosinone, per finire Buffon e Ronaldo, giocatori chiave della Juventus. Buffon neanche più tanto a questo punto, direi. La busta non vuole venire, chissà cosa c'è dentro. Lo sapevo perché non voleva venire, guardate chi c'è. C'è il Panza, Lukaku 9,61. Mi sa il secondo giocatore più forte dopo Ronaldo. Cioè più forte, col punteggio più alto, scusate. Mezza Inter, Di Carmine con 7,68. Non abbiamo vinto, che strano. Abbiamo Romero, abbiamo Tabanelli. E per finire top 11 Koulibaly, Chiellini, che ci manca. Voglio completarli questi top 11, che voglio vedere chi sono gli 11 migliori giocatori della Serie A. Oh, finiscono i pullman e cominciamo con i loghi. Quello del Sassuolo, che mi pare non ho. Abbiamo poi tre giocatori del Pescara, abbiamo altri tre giocatori ma del Livorno, non abbiamo vinto. Abbiamo altri tre giocatori ma della Cremonese. E poi Sportiello, portiere dell'Atalanta, e Bastoni dell'Inter con 71 e 7,76, quasi uguali come punteggio. CPI o PC, non ricordo mai qual è l'ordine delle lettere. Stavolta cominciamo da Miguel Veloso, top giocatore dell'Hellas, che mi sa mi manca pure. Bertolacci della Sampdoria, Bologna,
non abbiamo vinto. Abbiamo tre giocatori dell'Empoli, Laurini del Parma e per finire Favilli del Genoa. Izzo del Torino, la maglia del Brescia, Bremer ancora del Torino, non abbiamo vinto, siamo quasi agli sgoccioli ragazzi, Belotti ancora del Torino, poi Berezinski della Samp e per finire Nandez del Cagliari, 8,38 per Nandez, ma penso che questa bustina vinceva a mani basse Belotti. Siamo rimasti con 4 bustine, parlando, alla fine spacchettando, le bustine sono andate con un razzo praticamente. Simeone del Cagliari dovrebbe avere un bel punteggio, 8,63. Supercoppa, tanta roba, una delle prime suppongo, è la numero 4, infatti ci dovrebbe essere anche la Coppa Italia, il trofeo di Serie A. Skovolsen del Bologna, 7,80. Abbiamo poi la Mantia del Lecce, mi sbaglio sempre, Florenzi già trovato più e più volte e Bani del Bologna. Rimangono 3 buste, chissà se riusciremo a trovare un'altra bustina vincente gol. E Lecce mi sa che non è il pullman a questo punto perché continuo a trovare metà delle curve del Lecce, o c'è stato un errore di stampa o va bene. Santander del mazza che collo, sta diventando quasi Maurizio Costanzo questo Santander con 8,07, il logo dell'Atalanta, non abbiamo vinto, poi abbiamo Zapata, però Christian, non Duvan, e Joronen del Brescia, per finire Khedira con 8,37 che si becca il miglior punteggio del pacchetto. Brescia metà team, la maglia del Napoli, Fofana dell'Udinese, non abbiamo vinto, ancora Udinese con Stregar Laxan, già trovato, Musso ancora Udinese, ma che è sto pacchetto? Mono Udinese e poi Ascoli Serie B. Ultima busta ragazzi per provare a trovare la bomba Cristiano Ronaldo, altrimenti abbiamo altre 75 buste per farlo. Frosinone Calcio e Castellammare di Juve Stabia. Hernani. Oh, Kolarov, questo dovrebbe avere un bel punteggione. 8,60, vediamo un po' se è il migliore, non abbiamo vinto. Abbiamo poi Valdifiori con 7,46, Bonaventura, ammazza, sembra un po' Marco Raffalo per questa foto, eh? 8,54 e per finire Goran Pandev 7,93. Ti sono piaciuti i capelli a Goran Pandev durante questi anni? Beh ragazzi, abbiamo terminato i nostri primi 25 pacchetti, adesso abbiamo una secchiata di figurine da metterci a posto e abbiamo vinto una nuova bustina gol. Yeah! Per questo video è tutto, fatemi sapere se il video vi è piaciuto, mettete like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle novità del canale. Seguite anche la pagina Facebook che trovate intanto in pop-up e in descrizione al video. Io vi saluto come sempre, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!